spettacolo di questo evento. Grazie tantissimo. Purtroppo abbiamo avuto un piccolo inconveniente, Steve della casa, che era super felice di presenziare a questa giornata, è in ritardo e arriverà alle 8, quindi abbiamo cercato di almeno di iniziare un po' più tardi per poterlo aspettare. Invece di farci una introduzione, ci farà una postfazione, e lui è anche l'autore della prefazione al nostro volume. E devo dire che quando ci ha consegnato questa prefazione veramente è stato un momento di grandissima gratificazione, perché ha scritto parole bellissime, dicendo questa frase che proprio mi si è stampata in testa, che c'è più storia del cinema italiano nella vita che Adriana Berselli ci racconta di tanti saggi freddi e accademici, e insomma questo è anche quello che ci ha motivato, no? Nel fare questo lavoro, che ha richiesto tanto tanto tempo, tanta pazienza, perché la mole di materiale iconografico che Adriana ci ha sottoposto era enorme. Abbiamo dovuto selezionare, poi abbiamo fatto una prima fase dell'intervista naturalmente orale, che però poi abbiamo ampiamente sviluppato, rendendola veramente un testo scritto, anche perché Adriana è molto esigente, molto rigorosa, quindi ha approfondito tutti gli aspetti che andavano approfonditi, e abbiamo curato insomma veramente molto questo lavoro. Io sono una delle due curatrici e sono anche l'editore di questo libro, che è parte della collana Materiali della casa editrice Ardigiland, e è una collana che appunto si fonda su sui materiali, cioè vuole essere un'immersione nella cucina di un artista, proprio dentro i suoi bozzetti, i suoi disegni, i suoi progetti, e anche naturalmente altri tipi di materiali, immagini, e quindi è un percorso molto basato sui documenti. E che volevo dirvi, diciamo, poi un po' per l'amicizia che mi lega ad Adriana, perché ci siamo conosciute per un altro lavoro tanti anni fa, e un po' per il fascino di questo materiale, io non dovevo essere curatrice inizialmente, poi mi ha coinvolto sempre di più, e allora ho condiviso con Vittoria questa avventura. Però Vittoria Caterina Caratozzolo è una storica del costume e della moda, quindi è grazie a lei che il libro ha un'impronta scientifica dal punto di vista proprio dei temi che riguardano il costume e la moda. E ha scritto anche, oltre a curare l'intervista, ha scritto anche uno straordinario saggio, dove il lavoro di Adriana viene introdotto e contestualizzato soprattutto. Molto affascinante, diciamo, le linee che lei riprende degli anni in cui Adriana si è formata al centro sperimentale, ha frequentato Adriana il biennio del 49-51, e Vittoria nel suo saggio ci fa capire come era quel momento con Senzani e la rivoluzione che lui aveva portato nella filosofia del costume, e da lì in poi è proprio quegli anni fondamentali, perché sono gli anni anche della Hollywood sul Tevere, quindi c'è una enorme trasformazione che avviene, e l'influenza della moda diventa fortissima con l'arrivo delle dive americane, e quindi c'è questa atmosfera fortemente di rinnovamento dei costumi che Adriana ha assolutamente intercettato, colto, descritto, reinterpretato nella sua opera. Dunque, volevo subito fare dei ringraziamenti, perché poi è sempre meglio farli subito. Questo è un lavoro collettivo che ha, diciamo, che ha anche visto la partecipazione di tanti giovani miei collaboratori, perché Gianluca Parisi, Enzo Cillo, che è in sala, Letizia Rossi, che dovrebbe essere in sala, Francesco Carini hanno trascritto questa la fase orale dell'intervista. Francesco Carini ha curato anche gli apparati, una sezione apparati già esisteva in un'altra pubblicazione curata dal Centro Sperimentale nel 2005, ma abbiamo aggiunto
a quegli apparati una parte molto importante, cioè gli scritti di Adriana, perché Adriana è stata anche, diciamo, una, come si può dire, un inviato speciale sulle sfilate di moda, ha scritto moltissimo durante la sua vita. E poi vorrei anche presentare Simona Irrera, che è qui con noi, è una giovane regista con la quale stiamo anche progettando un documentario su Adriana. Quindi questi materiali iconografici poi cerchiamo anche di metterli in gioco in altri linguaggi. E volevo anche ringraziare moltissimo Laura Ceccarelli, che anzi poi magari ci darà anche una sua testimonianza, perché tutto questo lavoro nasce da questo libricino che è stato fatto nel 2005 nell'ambito della Biblioteca Chiarini del Centro Sperimentale, a cui Adriana ha, diciamo, affidato parte dei suoi materiali, però la parte che è rimasta a casa era enorme, ve l'assicuro. E quindi, comunque c'è il fondo Berzelli, che ha anche ricevuto particolari riconoscimenti dalla Regione Lazio come fondo di particolare importanza artistica. E quindi nel 2005 anche io collaborai, facemmo questo libricino che era Laura Ceccarelli e Marina Cipriani come archiviste hanno schedato tutto questo materiale e hanno fatto una prima pubblicazione che inquadrava il lavoro di Adriana. E Laura Ceccarelli ha anche partecipato, ha collaborato alla nostra intervista. Quindi non so, poi volevo salutare la signora Giorgia Moll, attrice e interprete di due film di Comencini, quello che abbiamo appena visto, Modi pericolose, Mariti in città. E Sydney Rome aveva detto che veniva, credo che non sia in sala, speriamo di vederla arrivare con Steve, perché a Sydney Rome abbiamo dedicato la copertina del libro, è un bozzetto che Adriana ha fatto per il film di Polanski, What, girato in Italia. Quindi dopo questa piccola introduzione lascerei la parola forse prima ad Adriana che ci racconta un po' la sua avventura anche per fare il libro, no? E poi magari Vittoria ci illumina. Dove parlo? Qua. Qui. Mi sentite tutti? Aspetta che mi Bene? sistema Bene? bene. Si sente. No, intanto ringrazio per queste parole, ovviamente, però volevo aggiungere che il titolo è molto appropriato perché questo libro è stato veramente un'avventura di ricerca di materiale, perché io ne ho tanto. In 4 anni ho cambiato 2 case. Sapere che i materiali cartacei, i libri dovrebbero sempre stare nello stesso posto, perché anche con le liste, gli scatoloni, eccetera, stavamo un guaio. Poi è stata difficile la cernia, cioè decidere cosa mettere e no, perché io non sono una che guarda un po' all'indietro, insomma, vado sempre avanti, quindi molte cose non mi ricordavo di averle fatte. E quindi Silvia invece doveva stare attenta perché pensava questi possono andare nel libro perché lei pensava a tutto il contesto. Io mi innamoravo di due o tre disegni, dicevo mettiamo tutto. E quindi è stato un po' difficile. Certo, mi sembra di avere 300 anni perché insomma dal 50, poi 60, poi 70, poi 80, poi 90, ce n'ho quasi 90, ma non ce n'ho ancora 300, ragazzi. Per cui dico, insomma, però veramente. Talmente tanti e talmente che poi uno si dimentica, ciao Sofia, e uno poi se ne dimentica perché il lavoro è sempre, si finisce una cosa e se ne comincia un'altra. L'interesse grandissimo per me è sempre stata la conoscenza delle persone, quindi le troupe con cui convivi, delle volte per 1 mese, delle volte per 6 mesi, specie quando stai in esterni, insomma, ci si conosce di più. E quindi a questo lavoro mi ha portato veramente a un'apertura generale del cervello. E certo, gli anni di scienza sperimentale sono stati molto belli perché allora io sono stata una delle due borsiste su 12, quindi mi sembrava di aver fatto il sacchè. E ho avuto la fortuna di essere amica delle nipoti di Gino Senzani, che hanno una casa in campagna dove noi, io e la mia famiglia andavamo sempre a San Juan de Mani, vicino a Siena, di cui abbiamo una persona qui venuta apposta, perché in questa casa di Senzani e della famiglia, io fin dal tempo del centro sperimentale ho potuto studiare quello che lui diceva, i suoi disegni, lui era un mago veramente come costumista del
alle maggiori musicali fiorentino, e poi è sempre stato l'autore dei costumi di tutti i film di Blasetti, dal Soldato Rosa, dai Promessi Sposi, che non mi ricordo chi erano, e quindi lui diceva una cosa che mi era rimasta molto impresso, cioè il costume deve essere un vestito, il vestito non si deve vedere. Quindi io, dopo aver fatto 10 film in costume, fare film in costume è una cosa meravigliosa, perché devi entrare in mondi, in epoche diverse, ovviamente, studiare la politica, la religione, l'uso dei costumi, perché questo colore va portato in quel momento e non in quell'altro. Quindi è veramente un tuffo in mondi bellissimi. Più la ricerca delle stoffe che devono riprendere dai quadri famosi, dai libri, che invece devono essere leggerissime, se no le nostre attrici col fischio che se le mettono, così le parrucche che prima erano tutte coi crini, adesso sono leggerissime. Però anche quello è una ricerca molto molto interessante, perché devi andare nelle fabbriche di Como, di Prato, devi cercare tante cose. È molto bello il cinema, il film in costume, ma io dopo, oddio, non ho fatto i 10 tutti di fila, insomma, ogni anno ne facevo uno, i due. Però alla fine ho deciso proprio che mi interessava più il film moderno, il film contemporaneo, diciamo, perché prima di tutto il lavoro ti viene dalla tua interpretazione della sceneggiatura, perché non hai quadri, non hai immagini, sì, c'hai fotografie ovviamente, riviste, però già il regista sta un po' più in difficoltà, perché se c'è un quadro gli puoi portare dei libri e gli dici: guarda, questo personaggio lo vedo un po' così, quell'altro lo vedo un po' così. Quando sono film moderni, bene, se la sceneggiatura è scritta bene non c'è una grande diversità di vedute con il regista. Ci può essere anche, non dico discussione perché è una parola che non mi piace, una conversazione animata per fare accettare i propri disegni, di cui quando li presenti sei straconvinta, perché già ne hai buttati 120.000, però insomma quando hai deciso che quella interprete deve essere vestita così, devi lottare fino alla morte. Per cui ci sono nei film moderni anche delle possibilità di conversazioni, diciamo discussioni con le attrici. Non parlo mai degli uomini, perché gli uomini dicono soltanto che mi metto oggi e sono santi, insomma, si mettono su. E io sempre chiedo se hanno un sarto specialissimo, e magari non ho tempo per fare molte prove, perché magari quello sta a Parigi e lo andrà su e giù, l'altro sta a Londra e lo andrà su e giù. C'è stato un periodo che per 2 settimane non facevo altro che New York, Los Angeles, Parigi, no? Perché questi qui non si potevano muovere, questi attori. Ecco, ma quando succede normalmente, l'attore veramente, l'uomo si fa guidare benissimo, quindi non gran problemi. Si guarda allo specchio, comincia a camminare in un modo diverso, perché magari c'è un cascol che non ha mai messo, cioè è molto divertente. Quando invece si tratta di donne, delle volte certe attrici hanno un'idea di sé un po' diversa da quella che poi si vede sullo schermo, se sono molto giovani ancora, ma se sono attrici come Sofia, come Ava Gardner, come tante, come Raffaella Carrà, che è una persona intelligentissima, fra l'altro, abituata a vestire i lustrini, con me doveva fare un'inviata speciale, per cui per me ampio, cioè, insomma, ci possono essere delle, più che, non dico contestazioni, però insomma si può discutere un po'. Dobbiamo pensare che quando io incontro un attore, il disegno è già stato accettato in pieno dal regista, dallo scenografo, dal direttore delle luci, quindi l'attore è l'ultimo, e quindi deve dirsi per forza. Per fare dirsi per forza, delle volte bisogna fare delle opere di pubblicazione un po' lunghette, perché non si può dire: guarda che te lo devi mettere forza, perché già il verde del tuo vestito deve andare sul ruggine di quelle cose a righe che dello scenografo, l'ha ridato quello che c'è al cuscinetto. E quindi devi sempre far vedere che loro, insomma, con rispetto per Giorgia che sta qua, bisogna sempre dire che sei il più importante, l'unica al mondo, perché delle volte insomma c'è un po' da dire così. E io in genere ho cercato di vedere le attrici, di conoscerle a casa propria, senza tanti trucchi, tacchi alti, cose come quando vengono le produzioni, col produttore, cioè,
proprio perché mi piace vedere come muovono la mano, come pieno il telefono, come chiamano, capito? Ecco, questo è molto importante, specie per i film contemporanei, i film moderni. Per cui non c'hai, devi mettere del tuo, ma sempre rispettare moltissimo quello che ti possono portare loro, pensando che tu devi cambiare l'attrice e il personaggio, giusto? Però ci sono dei modi proprio personali di fare. Guarda, io ho lavorato con la Katina Paxidou, che è questa grande attrice teatrale greca, e parlando con lei, in una casa incredibile, tipo scenografia proprio fra il greco romano, mi sono accorta che lei muoveva molto le mani, ma mani bianchissime, senza un neuccio, senza una cosa. Ma così interessante, c'erano questi occhi, io l'avevo vista solo perché suona la campana, ma era molto giovane, ti parlo di 25 anni dopo, quindi lei era già grandotta, ma ho visto che aveva questi vestiti sempre molto chiusi qua, con queste mani che giravano, insomma sembrava farfallone. E allora le ho fatto infatti un vestito molto chiuso. Io poi non amo molto i pizzetti, i bordini, eccetera. Oddio, nei film costruiti ho dovuto usare tanti. Però in genere cerco molto la semplicità nelle cose. E questo vestito con le maniche chiuse fino qui l'ha proprio aiutata, perché lei mi ha detto grazie perché non si deve vedere nemmeno un pezzetto di polso, perché lavoro con le mani. Cioè, degli attori, anche se li devi cambiare, è sempre necessario vedere qualcosa di loro personale che puoi sempre ti può servire, anche se devi cambiare, insomma, devi ingrassare, devi invaghire, si parte sempre da un corpo appunto, no? E quindi un corpo che ha dei difetti che devo forse nascondere, ma forse almeno no, anzi forse puoi anche, ti dico, sottolineare con un certo tipo di vestito, con una manica, oppure ti può divertire il fatto che lei si muove in un certo modo, allora gli fa il colletto un po' di volano, quando si muove fa così. Ecco, queste cose qui, devo dire che nei film moderni, secondo me i registi, con tutto rispetto, perché qui c'è qualcuno che ho visto, che sono amici miei, non è che capiscano molto il disegno, ecco. Certo, se si immaginano un'attrice malissima, che faccio una balena, insomma, questo sì. Però devo dire che la prova del fuoco è solamente il momento in cui l'attrice vestita va sul set, pronte le luci, dice gira. Ecco, quel momento lì tu ti puoi rilassare, puoi dormire, puoi fare tutto e puoi dedicarti ad altri attori. Perché, e poi le attrici, guarda, siccome il feeling deve essere perfetto, perché in fondo l'attore, il costumista è la persona con cui l'attore perde, passa più tempo prima dell'inizio del film, e quindi lo devi conoscere in un certo modo, e ci vuole, va assolutamente creato, non dico un'amicizia, è una parola troppo grossa, però una certa comprensione reciproca, una fiducia. Infatti è molto bello quando fai sei film con gli stessi attori, tutti personaggi diversi, che però sono sempre quelli, già ci si conosce, non devi perdere tempo a fare tante cose. E però voglio dire che bisogna stare molto 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 attenti, partire da questo corpo, accontentarle anche un po'. Sai, quando sono film in costume, quello è il quadro, puoi giocare un po' sulla scolatura, puoi giocare un po' sul broccato a fiori invece che a righe. Ricordiamoci che il regista è il boss della situazione, e quindi non si può, anche se sei un po' contrario, dire guarda, io la vedo così, come mai? Come dicevo prima, se la sceneggiatura è scritta bene non c'è mai questa cosa. Però il regista ti può dire, senti, mi piace più ricca, mi piace più povera, mi piace più buffa, mi piace più eccentrica, più kitsch. E questo si può fare. Basta che non mi rompa le scatole quando i vestiti sono già fatti. Perché a quel punto lì, a me per fortuna è successo solo una volta. Però insomma, noi pensiamo che il lavoro del film è un lavoro d'équipe. Per cui rovini me, rovini lui, l'altro, cioè, per cui bisogna stare anche un po' attenti. Ecco, io con i registi ho avuto sempre un bellissimo rapporto, e conosco poche produzioni perché mi hanno chiamato sempre gli stessi registi, quindi ho fatto 4 con quella, 5 con quella, per cui però mi ha fatto sempre molto piacere. 2 registi di cui ho
che ho ammirato incondizionatamente per il modo di spiegare agli attori, anche ai ragazzi, ma anche l'attore, è stato proprio Roman Polanski e Luigi Comencini. Ecco, questi devo dire, io non ho preferenze per i registi, perché li ho amati tutti, però il modo di far capire di far capire bene che cosa dovevano capire, che cosa dovevano avere dentro per interpretare la cosa, devo dire che purtroppo non ho mai avuto tempo di stare in teatro, io dopo che l'ho consegnato dovevo fare tutti gli altri, ma quando ho potuto veramente sono stata presente a queste prove, perché è stata una cosa molto molto interessante e molto più completa di altri registi con cui tutto è andato bene lo stesso. Perciò io per esempio, ecco, fra i film in costume, seguendo un po' quello che diceva Sezzani, che il costume deve sembrare un vestito, ho amato molto Barry Lyndon, perché i movimenti, i vestiti sembravano proprio, ecco, vestiti, nel senso che si muoveva benissimo, si sedeva in un certo modo, insomma, molto più quello trovato in questo senso del costume vestito che da altri film molto belli di costume. Quello per me è stato molto molto bello. E poi Elizabeth, quello di, che pure mi pare che si chiami Elizabeth, credo che sia del 76, no? O del 78, in cui tutta la corte di Elisabetta, compresa lei, che ovviamente sapete quanti vestiti pesassero, perché le gonne erano 30 kg, 40 kg, queste se poi erano dei robot, e invece bisognava far muovere l'attrice in un certo modo, avendo queste gorgiere durissime, che anche adesso si fanno molto più leggere, però l'aspetto deve essere quello, due immobili, per cui c'erano anche i chiari fatti così e così, se no quelle non mangiavano. Però ci sono delle... i costumi sono fatti in una maniera che danno l'idea della pesantezza, ma non lo sono. Lei quando corre il corridoio i vestiti vanno così, la costruzione sotto è perfetta, ma il sopra è fatto con delle stoffe di una bellezza e di una, cioè di chissà veramente cosa vuol dire, e il tessuto del film, a parte che il tessuto del film è una delle cose più importanti, perché spesso si nasce tutto dal tessuto, come ti cade, eccetera. Ma mi ha molto impressionato quel film, veramente, devo dire. I film in costume certo ne ammiro molti, però ecco, questi due li ricordo proprio come grossi. Poi certo mi sono divertita a farmi il tirabuchon, a fare la maschera di ferro, mi sono accesi, insomma, sono pigliolissima. Sono stati attraversamenti proprio. Sono stati attraversamenti, anche perché... Di mezzo secolo. Di mezzo secolo, anche perché in tirabuchon erano tutti i guitti napoletani del primo novecento, tutto un mondo che non conosci e che quindi vai a conoscere, no? E quindi ogni film ti porta, appunto, come dicevo... ci sono stati dei film in cui adesso non mi ricordo se è stata proprio in Tirabuchon, forse un altro. No, era un altro film che facevo con la Gavina a Napoli quando c'è stato il colera, per esempio, succedono anche delle cose. Quando è scoppiato il colera tutti avevamo mangiato le cozze da Zia Teresa, quindi con la psicosi, in metà della truppa si è fatta ricoverare in ospedale la notte, la Gavina addirittura ha incendiato per disinfettare la tenda di plastica del bagno, è andato tutto a fuoco, insomma cose così. Cioè, succedono anche cose, ti trovi nel colpo di Stato che è chiusa in un teatro, non so, due giorni senza che il marito sappia niente, senza che l'altro sappia. Insomma, succedono delle cose così. Però è sempre peggio raccontarle, perché quando ci sei di mezzo vivi quella realtà e a un certo punto ti ci metti, ti ci trovi. E quindi è così. Insomma, ecco, questo è il mio. Poi il mondo che c'è in questo libro mi è sembrato bellissimo, non perché sia, ma perché finalmente hanno pensato al costume, perché devo dire che anche se c'è Oscar, l'Oscar è costume da parecchi anni, e delle volte il costumista sta dopo il fonico, il museo, perché rispetto moltissimo ovviamente, però non ho capito. Insomma, io solamente una volta, perché io per contratto, siccome sono fanatica, ho sempre detto da sola o al massimo con lo scenografo, quindi andava sempre bene. Finché arriva Cassandra Clossi, con tutto quel popò di attori, c'erano Lancaster, Marty Sheen, Sofia, Lagarde, insomma, io veramente, è stato un film molto grosso e molto pesante,
esce il film e mi vedo messa in fondo. Io, la scenografo e il redattore. Allora corriamo dal più grosso avvocato del cinema che c'era, con un bellissimo studio su Circo Massimo, proprio noi stavamo così, guarda sta cosa, e abbiamo detto, senta, ma qui che si fa? Perché a noi non ci serve per niente. Lui ha detto, perfetto, domani fermiamo il film. Si va per niente, domani si ferma. Perché se c'è un contratto è l'unica cosa per cui si può fermare un film. Noi proprio ci siamo guardati perché avevamo già un contratto con questa stessa produzione due mesi dopo, per cui non ci sarebbe proprio convenuto, perché poi sarebbe stata... Quindi ce la siamo presa in saccoccia e questo è l'unico film in cui veramente mi sono seccata, perché insomma un lavoro così male. Ecco, in genere insomma le cose sono rispettate e ti danno molte soddisfazioni. E questo libro è bello perché descrive anche un po', abbiamo cercato anche per chi non è proprio dentro nel settore, di raccontare anche un po' che cosa succedeva in questi periodi, in questi vari periodi del film, e quindi vabbè, spero che mi faccia, vi piaccio. Adesso poi c'è questo fatto che molti film sono fatti delle stiliste, certo, questo. E allora, per non incorrere più negli sbagli che fece Chanel nel lontano 28, chiamato dalla Maître Gardner per vestire la Gloria Swanson, che era una donna molto piccola con il faccione, la quale sapeva benissimo che aveva le spalle piccole, che aveva la faccia grande, che era piccola, per cui aveva la sua sarta particolare, il suo tipo di vestito particolare. Arriva Chanel col suo stile povero e le mette il giacchettino, il fioccone, per cui erano tempi in cui se andava bene l'attrice, la situatrice andava bene il film. Se l'attrice non funzionava, non funzionava il film, che fu infatti una rovina. Per cui, ecco, adesso non è più così. Gli stilisti hanno capito che il mezzo cinematografico non ci ha saputo tanto di cose. E allora abbiamo delle cose bellissime, come Armani, che ha fatto, mi pare, l'Invincibile, come si chiama il film, non so, con... Intoccabili. Chi l'ha detto? L'Intoccabile, ho trovato, a parte che Di Palma è uno dei miei registi preferiti, però dico tutti questi attori, perché lui aveva fatto una collezione maschile proprio ispirata a 38, 30 e quindi sono arrivati tutti questi cannoni, sono questi inutili. Ecco, vabbè, pensiamo a un altro stilista anche, vabbè, America Gigolo, cioè sono vestiti giusti. Certo, secondo me ci dovrebbe essere sempre il filtro del costumista che ti dica proprio, insomma, fin qui puoi andare e più là no. Che poi dopo gli stilisti abbiano un gran ritorno, perché pensare solo in Femme Fatale, sempre di Palma mi pare, sì. Il cappotto di permeabile, tutto il foderato in zibellino, un collo fino a mai di questa bellissima bionda, che lo metteva a volte sul vestito, a volte nuda, però voglio dire, è stato un ritorno di pubblicità di questo capo delle Fendi che ancora stanno lì, insomma. Per cui ecco, queste cose qui degli stilisti che adesso funzionano molto bene, è vero, e poi adesso vengono in mente tante altre cose, tante altre film, ma prima c'era proprio il costumista, pensiamo a Adriano Garbo, insomma, che dettavano leggi. Man mano, quando siamo arrivati negli anni 70, proprio il dittatore moda non c'è più. Insomma, vabbè, io Alexander McQueen, c'è Saint Laurent, c'è, insomma, questi qua. Però adesso non più, ma voglio dire, fino allora, ancora c'era, ma andava sempre più diminuendo, perché poi dopo il 68 adesso stava a fare la storia del costume. Però, insomma, l'intervento l'importanza data anche ai giovani che non c'era prima, insomma, ha cambiato un po' tutto il costume, la moda, no? E quindi il cinema, siccome è una realtà che si può, io la chiamo un'illustrazione animata. Adesso lo so scritto perché mi piace molto questa definizione. Allora, un'illustrazione animata atta a presentare la costruzione dall'esterno di un eroe. Il quale attraverso il suo abbigliamento deve permettere al regista di far coincidere l'aspetto fisico dell'attore da lui scelto con il personaggio da lui immaginato. Ecco, insomma, lo so tutto segnato perché è un po' lungo, però mi sembra proprio giusto. Che dici?
tu che sei esperta. Che dici? Perché è proprio vero, guarda, poi io adesso non vedo più molti film, anche perché dopo i 15 anni di Venezuela, dove mi sono dedicata solo al teatro, perché avevo iniziato a lavorare qui, quindi ho lasciato perdere tutto, lì non c'è l'industria cinematografica, per cui non ho insegnato costume nell'università, eccetera, mi sono reinventata un po'. Ma proprio anche quegli anni lì sono stati di ricchezza immensa, perché solamente il colore che sono visto. Dopo, ecco, quando sono tornata mi sono dedicata alle produzioni americane di grosse in Asia, perché era un paese che non conoscevo e quindi mi piaceva molto, tanti mesi in India, in Filippine, in Marocco. Con quali registi? Dunque, uno era Brinkerhoff, era uno di quei registi di Dallas. E poi invece gli altri erano Enzo Castellari, che mi dispiace molto non vedere oggi, però sapevo che lo potrà vedere perché sta fuori non me, e di cui avevo visto qualche film western, cioè in genere prima di fare un film, quando mi chiama un regista vado a vedere qualcosa che magari non ho visto per capirmi un po'. E devo dire che, a parte che lui è famosissimo in film western, anche Tarantino ha nominato e tutte queste cose, però io che non sono proprio nata per i film western, però sono fatti molto bene. E questi qui, sull'India, sul mondo del Maharaja, ne ho visitati in più 900, poi l'altro invece al giorno d'oggi, e sono stati girati con degli effetti molto belli, quindi mi è piaciuto molto lavorare con lui. E poi dico, con tutti i registi è stato un rapporto bello, anche perché conosci tante persone e poi devi fare un po' valere quello che tu vuoi, e questo qui impari man mano, no? Prima c'è paura, poi meno, poi di più, e poi tutto va bene. Senti, naturalmente non possiamo fare a meno di parlare di Antonioni e della tua collaborazione per l'avventura, però prima di questo volevo sentire un po' Vittoria. Giusto due parole. Intanto avete visto che cos'è ascoltare Adriana, è un grande piacere, è un incanto tutte le volte. Noi ormai siamo anni che ci frequentiamo e sempre, c'è sempre una novità, c'è sempre un aneddoto, c'è sempre una sfumatura che colpisce, che ti trattiene, ecco. Quindi questa sua anche grande capacità fabulatoria è straordinaria. E devo dire, di questo sono anche contenta, che nell'intervista si sente la sua voce, cioè malgrado ci siano state sbobinature, varie insomma riprese eccetera eccetera, questa voce, proprio questo suo registro linguistico si sente ed è molto bello secondo me. Ma non so, la ragazza mi scambiava sempre per mio nipote, perché questa voce. No, è proprio una voce profonda, diciamo così, nel senso, non solo timbrica in qualche modo, no? Ma proprio il modo in cui costruisce la sua lingua, E quindi, insomma, capite bene il titolo di questo libro, proprio L'avventura. L'altro aspetto che sottolineava Adriana adesso, appunto, che potete apprezzare leggendo il libro, è proprio questa coralità. Insomma, il costumista è capace, no? deve essere in grado di relazionarsi con tante realtà che sono interne alla produzione, che sono esterne, che sono capacità di intuizione del personaggio, e poi capacità di saper ricostruire un mondo spesso in maniera discontinua, no? Perché è un'immaginazione che non è... Quando è arrivata Adriana mi ha detto, ma io, come dire, ho tanto lavorato alle mogli pericolose, poi non mi è mai capitato di vederlo, no? Spesso dicono gli attori, no? Poi non riescono mai a vedere il film completo. Quindi questa produzione, capacità, l'immaginario è la cosa che più mi ha interessato lavorando con Adriana, questa capacità di saper immaginare il prodotto poi finale, no? E non è semplice, assolutamente non è semplice, soprattutto quando poi si passa attraverso diverse modalità, no? Di rappresentazione,
appunto, e qui il sottotitolo è cinema, teatro, televisione, moda, anche moda, perché poi negli anni in cui sta in Venezuela non solo diventa anche giornalista e anche un po' corrispondente fra la moda italiana degli anni Ottanta, un grande momento, diciamo così, di valorizzazione, diciamo, del pret-à-porter italiano e di sua notorietà internazionale. E lì disegna per il varietà, disegna per il teatro, disegna per la televisione e così via dicendo. Quindi copre, come dire, uno spazio rappresentativo e performativo davvero ampio. E qui abbiamo soprattutto parlato del cinema, giustamente, però la sua straordinaria capacità di modellarsi, no, a partire dall'interazione con la rappresentazione, quindi lavorare per il cinema, creare costumi per il cinema è diverso, no, dal creare costumi per il teatro, per la televisione e così via dicendo, per il documentario, perché ha fatto anche il documentario, ricordo la vita di Levi. Quindi sapersi, bisogna essere duttili, molto duttili, no? Per trasformare quest'arte di modellare il personaggio e di saperla rapportare con la tecnologia rappresentativa o performativa con la quale lei ha a che fare in quel momento, no? E, per esempio, Adriana racconta spesso cosa significa, no, produrre per la fotogenia, produrre per il cinema, per il primo piano, quindi questa capacità di saper lavorare per, diciamo, dare una rappresentazione appunto cinematica dell'abito, che è molto diverso, per esempio, da rappresentare un abito a una distanza, no, che non è quella del primo piano, e così via dicendo. Oppure il colore, insomma, lavorare per la televisione in bianco e nero, forse è stata proprio una cosa, guarda. Ecco, questo lo può raccontare Adriana perché è anche divertente. Il mio lavoro con Albertazzi, sono state delle puntate su Filo Vans, questo grande commissario, diciamo, molto, molto particolare, investigatore privato di Van Dyne, che è uno pseudonimo di un nome lunghissimo di questo scrittore. E, che era un uomo elegantissimo, contrariamente a Marlowe, che era anche lui molto famoso in quel momento, l'investigatore Marlowe, lui era elegantissimo, quindi cappotto di astrakhan, eccetera, per cui cravatta con la spilla, bottoni brillanti, insomma questa cosa qui, e Albertazzi andava benissimo, soltanto che essendo in bianco e nero, ed era dunque la regia di Marco Leto, la costumista doveva essere la sua, che era la moglie di Gianni Polidori, lo scenografo tra l'altro, che era una mia cara amica, che invece non era stanca, non voleva fare questa cosa. E a me mi seccava molto perché prendevo il posto di una persona che già ne aveva fatti quattro di lavori con lui. Per cui invece ci siamo telefonati, ho detto, guarda, io non voglio fare, insomma, fammi questo favore, mi fido solo di te, eccetera, l'ho fatto. Ed infatti è stato un grandissimo lavoro. Solo che appunto, essendo in bianco e nero, abbiamo fatto la televisione di Torino. È l'unico lavoro che ho fatto interno in televisione, ho giurato a me stessa che l'avrei fatto mai più, infatti non l'ho fatto mai più. Infatti solo quando erano in location, eccetera, perché lavorare in interno non è giusto per me, non posso chiedere tre permessi per andare a prendere un bottone, insomma, divento pazza. Per cui però, tutti gentilissimi, questo è stato una gran bella cosa fatta, c'erano molti attori, e tutto ciò che era bianco, camicia bianca, cameriere, smocchi bianco, tutti che erano tutti gialli, rosa, celesti, perché se non bianco si diceva sforava troppo. E quindi chi, i giornalisti che venivano a intervistare Albertazzi, il gente, la settimana Ico, quelli, ci sono tutte le fotografie dei miei costumi con questi colletti celesti, no? Che non c'entrano niente con vestito blu, vestito bordo, cioè, questa è pazza, perché tutte queste cose di organza, tutti colorati. Di Virnalisi, verde smeraldo. Verde smeraldo, con la camicia gialla, quadrettoni neri, insomma, veramente le ciliegie rosse, insomma. Però
l'effetto bianco e nero che volevo era quello, quindi dovevo tutte le sfumature del grigio, del bianco, capito? E mi faceva più comodo il verde, sperando che mi facesse il grigio, però ecco, non ho voluto più fare, perché veramente per me è un po' stressante. Infatti questi qua che abbiamo fatto in Asia erano film per la televisione, cioè il metodo cinematografico, il truppo cinematografica, e qui abbiamo un esponente qui fra noi, là, che sta nascosto e che ne ha passate tante, come ne ha passate tutti in quei paesi. E comunque ho trovato, per finire, molto bella la scelta di questi due film di oggi, perché praticamente sono stati girati quasi contemporaneamente, perché 59 e 60, io ho girato Mogli Pericolosi nel 58, mi pare 58-59 uscirà, e quell'altro nel 59 perché è uscito il 60. E però è come che fossero passati 100 anni da uno all'altro, perché proprio chiudeva il periodo della commedia italiana, di questi giovani che si vestivano scopiazzando la moda, i mariti che andavano in Vespa sognando la priglia, la lancia, queste cose qua. E poi arriviamo con questo thriller psicologico, con personaggi fisici così diversi come quelli di Antonioni, della Vitti, della Stai. Come è stato l'incontro con Antonioni? Quando avete deciso, per esempio, come vestire la Vitti? E l'incontro con Antonioni, siccome mi aveva detto, guarda che è un regista attentissimo ai vestiti, perché sono questo mezzo di comunicazione enorme, quindi già ti carico. Premetto che non ho mai avuto il terrore del presentarmi a un regista famoso, perché sono lavorato con Riguarco, tanti suoi, vabbè. Ho sempre pensato, faccio meglio che posso, poi sarò sostituita, senza, non è questa la mia vita. Però il fatto di Antonioni era che già c'erano state due persone, insomma, non erano andato bene, quindi sono andata un po' così. C'era il mio amico carissimo scenografo, proprio nel centro sperimentale, Piero Poletto, che mi ha detto, ma guarda, ci sono anche io, facciamo insieme, insomma, sono andata. E c'avevo un vestito a quadretti bianco e grigio. Notare che in quel periodo, anni 60, c'era Bardot, che aveva lanciato tutti i vestiti a quadretti bianchi e rossi, costruiti a bagno, i bikini, i vestiti bustier, che erano quelli tutti zaccheri. E quindi io c'avevo bianco e grigio, perché mi faceva molto il grigio, così. E Antonioni mi dice, guarda che assolutamente la moda non deve esistere in questo film, devi solamente fare vedere sempre presente la grande differenza fra Monica, invitata da un'amica molto più ricca di lei, in una gita nelle isole Eolie, un weekend, in uno yacht di amici molto ricchi, molto eccentrici, eccetera. Per cui ci deve essere sempre questa differenza fra lei e loro, e specialmente il gruppo di loro, devono, siccome succede una tragedia poi nel film, non sono preparati a questa tragedia, quindi mi piace molto che quella ci abbia i tacchi alti così, perché non è preparata a stare in mezzo al fango di Scabianca. Sì, infatti si nota moltissimo. Questa col cannonino in braccio, le perle, insomma. E allora, e quindi niente, lui ha detto, guarda, mi piacerebbe con qualcosa con il vestito tuo. Allora io non avevo finito ancora che sono corsa a prendere un metraggio, ho detto, intanto vi faccio una gonna a Monica, poi vediamo che succede. E infatti abbiamo girato con questa cosa qui, perché non era bianco e nero, lo staccava molto, era nello stesso tempo un elemento che un po' datava, perché era proprio il 59-60 di questo tipo, di questo boom. Però era giustificato dal fatto che non era un colore, a parte che il film era bianco e nero, perché la pellicola mi pare fosse Dupont, quindi soltanto che lui non voleva, mi aveva chiesto abbigliamento a tinta unita soprattutto, che coincideva moltissimo con il mio stile, perché mi piace tutto semplice, tutto poco qua. E invece quando ho letto la sceneggiatura e il posto dove sarebbe stato girato, che era tutto grigio, era brullo, e queste persone che dovevano cercare un'altra si vedevano quasi brunire una mattina all'alba, dovevano avere dei vestiti che si vedessero, e quindi la tinturina si sarebbe molto impastata. E quindi insomma ci ho pensato un po', poi ho detto vado e glielo dico, perché lui si è
sempre stato gentilissimo, insomma, non era proprio di quelli italiani a cui dici, senti, c'è un dubbio. Esatto. Ecco, no. E allora, infatti, sono andata e ho detto, mi ho portato dei campioni di stoffa, che in genere si attaccano al disegno, piccoli campioni, invece lui mi ha detto, portano una ventina di centimetri ognuno. E così abbiamo girato con questo personaggio, che era una cinquantenne, che voleva essere molto giovane, che era tutta bamboleggiante, che aveva bisogno di vestiti colorati, vestiti a pois, vestiti di fiocchi, che si vedessero da lontano, soprattutto infiocchettata, insomma, doveva essere anche lei nel gruppo dello yacht, ma completamente diversa dagli altri. E quindi è andato bene, sono stato faticosissimo, perché doveva durare 4 settimane, un mese è durato quasi 4, con interruzioni, un sacco di problemi, non ci pagavano, senza soldi, abbiamo dovuto stare dei giorni a mangiare latte condensato perché nessuno ci dava da mangiare, insomma, delle cose un po' drammatiche, quando doveva esserci il sole pioveva e viceversa, quindi è stato un film molto, molto, molto pesante. Eravamo tutti al pazzi di lui e quindi abbiamo detto qualsiasi cosa, non ci paga, siamo qua. Perché lui desiderava assolutamente fare questo film e finirlo in qualche modo. Solo che sono successe delle tragedie, a parte la tromba marina che abbiamo avuto, che ci ha buttato via mezza roba, macchine, eccetera. Ma tromba d'aria. Ma ci sono state anche cose perché non avendo più soldini, sono cambiate 3 produzioni. E allora lo yacht, che poi era uno yacht molto carino di una persona che lo aveva noleggiato per 3 mesi, questo siamo andati 4, 5, 6, però non c'erano più lo yacht e non erano finite le scene di yacht. Di conseguenza intanto passava il tempo, avevamo cominciato a settembre, cominciava a essere novembre, c'erano scene ancora da fare in bikini, a Massari che si è preso la cicatrice e è dovuta portarla all'ospedale di Palermo in elicottero. Sai queste cose qua? Per cui l'aiuto regista che si è messo in bikini della mamma perché ha fatto un tuffo, Franco indovina, adorato, caro. E sono successe cose che a un certo punto si doveva finire sto yacht. Allora siamo andati a finire ad Augusta, dove c'era la base americana. Ci hanno dato un pezzo di un'imbarcazione loro, il ministro per intendere, così si è finita questa cosa del rio. Ma sono successe tante cose perché eravamo sempre fuori tempo. Sì, questo è fantastico, diciamo, della produzione, no? Proprio di quel lavoro della discontinuità, della casualità, come tutto si intreccia. Sì, poi sono cambiate, la plus è andata a metà, i macchinisti, gli elettricisti, sai, capito? Volevo chiedere se racconti diciamo, l'immagine che tu avevi pensato per Monica Vitti e poi l'incidente che lei si è vestita da sola. Sì. È molto... questo mi sanguina il mio cuore. No, perché lei dopo tutti gli scorsi dopo tutti gli scorsi che doveva essere in questo ceto medio, il golfino, la gonna, a parte che sta benissimo con queste cose qui perché ha questo viso bello, poi diverso da tutte le attrici, insomma. E no, mi pare io ero a Roma per vestire altri attori in arrivo perché non si può ovviamente mai preparare tutto subito, bisogna fare poco po'. E giravano a Noto con Ferzetti, tutti vestiti eccetera, e lei impazzisce per una vetrina dove c'era un tagliere a pois. A Palermo? O a Palermo, sì, no, no, forse per girare in Noto, però lei si innamora, sì, a Palermo. Non so se stava a Palermo, io adesso non mi ricordo più perché ho cercato di dimenticare questo colore di rosa. Lei si innamora di questo posto e se lo compra. È un taglier nero a pois bianchi, a pallini bianchi, è molto carino, ma immediatamente diventa una borghese come gli altri, capito? E quindi scusa, ma ha detto. Però insomma io ho detto, vabbè, poi ti ho detto il regista è boss, quindi vabbè a lui, poi c'era tutta una questione fra loro, insomma, vabbè. E insomma in pratica io torno. E mi vado a vedere il rehearsal e tutta l'altra cosa e mi vedo sul tagliere. Io non sono, sono destra perché non ho mai fatto una cosa di tagliere a pois, che fra l'altro i pois piacciono moltissimo, ma non era assolutamente il caso. E, infatti non c'era una giustificazione, capito? Non c'è un certo punto che lei si veda che compra un negozio per cambiare un po' la sua immagine, perché tutto si può giustificare, però devi dare un minimo di perché. Se hai seguito il tuo percorso e il suo percorso,
Per cui dopo è ritornata, infatti, alla gonna, la cosa, però insomma ormai non l'aveva fatto. Se vedete l'immagine di Monica Vitti con... Sì, è molto bella, e anche gira tantissimo quell'immagine. Sì, ecco, quella era un po' abusiva. Ai fotografi interessa di più quello che il golfino e la gonna, insomma, capito? E quindi mi sono avvelenata ripetutamente. Ma insomma, in genere, ecco, quello una volta era successo, poi con Monica abbiamo preparato 3-4 pizze, è bellissimo, proprio con grande affetto, e anche perché devo, veramente la considero, io conosco tante attrici, per esempio mi è piaciuta moltissimo come spirito, come senso dell'humor, come cosa, Karen Black, per esempio, che può diventare, può cambiare talmente la sua personalità nei film, però Monica ha questo senso dell'umorismo particolare, ecco, io l'ho trovata sempre per me, per quello come, perché l'ho conosciuta, la conoscevo prima di che diventasse un'attrice, quando aveva i capelli rossi, la coda, bellissima, e tutte le lentiggini, ma vestiva sempre in un modo molto particolare, ma devo dire che la considero proprio una delle persone con più ironica e più senso di umorismo, più osservatrice degli altri che mi abbia conosciuto. Proprio sai prendere, captare. Guarda, delle volte io adesso, a parte qualche conferenza che faccio di quella, perché quando presentano dei film sono l'unica rimasta viva, perciò insomma, adesso 4 anni fa sono andata a New York, è vero, hanno prestato l'avventura e purtroppo dagli aiuti registi, regista, attrice, non so, la Massari non si muore, però insomma finché vado e quindi ci sono tanti, ogni tanto succedono queste cose qui, no? Che mi trovo sola nel nulla. Dico, beh, insomma, speriamo che vada bene. E questo perché l'ho detto, non ricordo. No, cioè, dicevo che, ecco, succedono le cose, stiamo la follia. Ma un percorso molto bello, gli attori tutti e poi... Ah no, dice di Monica, ecco. Di Monica, che io ho una lettera, che, perché sapete tutti che l'avventura era malissimo all'inizio, e poi è stato considerato ovviamente a Cannes, dove c'era anche Rossellini fra i giurati, fra uno dei 5 belli del mondo, insomma, però ci è voluto un po' di tempo, devo dire, ci è voluto un po' di tempo. E Monica mi ha scritto invitandomi a Cannes, perché ha detto guarda che forse stiamo avendo veramente un successo. E quindi sono stata contenta perché abbiamo partito moltissimo. È lui che deve venire. Ecco, dai, vieni. È lui che ci ha fatto venire prima. Beh, insomma, giusto perché... Chiedo scusa, ma... È stato un qui proprio. Giusto perché... Ciao. Buonasera a tutti. No, scusate, mi è stato proprio un equivoco svelatosi. Molto piacere, veramente. Grazie, mi ha fatto molto piacere conoscere. Tra cui la radio, che è quella che mi ha obbligato ad arrivare adesso, chi si immagina? Sì, perché avevo una trasmissione che finiva alle 8:15. Ho convinto la presentazione fosse alle 8:30. L'ho scoperto verso le 5 che non era così, quindi chiedo scusa a tutti voi per la maleducazione. Però mi sembrava talmente interessante quello che stava dicendo che non so bene perché sono venuto qua, se non per... aspettando lei. Ah, stiamo trattenendo. Ah, ecco, verrà. No, vengo... Sta cosa di Monica, cioè... Sì, appunto, certo, scusate. Finisci il discorso. Dunque, il discorso di Monica... La lettera. Che mi aveva invitato a Cannes perché l'avventura aveva cominciato un suo percorso. Io sono talmente restia a tutte queste cose che insomma, una scusa. Però già erano molto felici, insomma, dopo il secondo giorno, il terzo giorno, poi sono andata benissimo. Io ho letto anche tempo fa che l'avventura è stata considerata, non mi ricordo da qui, quindi posso dire una balla. No, non ho letto proprio. Che l'avventura è uno dei 7 film più belli del mondo. Secondo Variety, credo. Secondo Variety, la rivista americana. Beh, forse la rivista è soltanto Variety, io la leggevo così, insomma. Però, insomma, è un grande film. E poi, dicevo, per me ha proprio rappresentato un taglio netto fra
questi vari cominciini camerinisi, steno, tutte queste commedie, no? In cui era molto importante il fisico delle attrici, non solo il viso, ma anche tutto il portamento, le cose. E poi arriva Monica, è tutto il goccettino, però insomma è stato molto importante. Beh sì, non è che da lì in poi tutto è cambiato, però devo dire che è stato un grosso taglio. A lei. Allora io non so bene, dirò delle banalità, immagino, e se volete delle cose molto, molto meno interessanti di quelle che sta raccontando, però credo che la lezione, insomma, che ci viene da quello che sta dicendo e anche dalla monumentalità del libro, che è un libro molto, molto ricco, pieno di suggestioni eccetera, credo che forse la lezione più importante sia quella che noi oggi siamo abituati, almeno io, sono abituato a vedere, diciamo, la moda, il vestirsi. Come vedete non sono uno che è particolarmente curato nel vestirmi, e di solito prendo la prima cosa che c'è nell'armadio, pulita, quella discriminante la tengo ancora, e me la metto addosso. Ecco, la lezione più importante che ho tratto da questo libro è il fatto che vestirsi in una certa maniera, lo confermano anche i racconti che sentivo adesso mentre aspettavo lì all'inizio della sala, è che il vestirsi può modificare in maniera fortissima la percezione che uno ha di un attore, di un'attrice quando sta facendo un film, cioè cambia veramente il modo in cui essa è presente dentro il film e può cambiare in maniera significativa la sua carriera. E di questo sinceramente fino adesso non mi ero mai reso conto, guardavo altri parametri, no? Il parametro recitativo, la capacità di calarsi nella parte, la capacità di impersonificare quel personaggio che era richiesto all'attrice, all'attore da parte del regista, di coloro che hanno scritto il film, eccetera. Invece questo aspetto è un aspetto molto importante, lo è ancora di più rispetto ai film in costume, lo è molto di più nei film contemporanei, cioè perché nei film in costume è un po' atteso, no? Il fatto che ci sia in un film monumentale, insomma, con esterni e interni importanti, ricostruiti o naturali che siano, uno si aspetta di vedere l'abito importante, la mise notevole a effetto, no? Mentre è molto meno importante, teoricamente, ma abbiamo appunto capito che non è così, se c'è un maglione, se c'è una camicia, se c'è un tailleur a pois neri, bianchi, cioè c'è una serie di sfumature che si tendono a perdere, che invece sono fondamentali e sono poi quelli attraverso i quali il pubblico, che poi dovrebbe essere il giudice più importante, non certi critici in ogni caso, il pubblico riconosce e sanziona l'importanza o la non importanza di un'attrice o di un attore. Cioè questo è l'insegnamento più importante che traggo da questo libro. Tutte le volte che c'è una persona che ha fatto il cinema, che racconta il cinema, rimango sempre a bocca aperta e vorrei restare a bocca aperta ancora adesso, non so se ha ancora voglia di raccontarci qualcosa, insomma, perché credo che sia l'aspetto più bello della serata. Grazie a tutti. Grazie a voi. Importanti film contemporanei, siccome molte persone mai sono nel film costume, io ho già detto prima che la rivista lei, che è importantissima, certo, perché solo la preparazione è incantata, però ci sono questi altri aspetti di perché lei ha la giacca bianca, perché se fosse tutto in nero sarebbe un altro tipo, insomma, per esempio, insomma, vengono tutti questi perché, no? Adesso perché ce l'ho davanti. Però io per esempio adesso disegno moltissimo le persone che incontro per la strada, cioè, un albero, per fortuna nel libro l'ho messo parecchio. Sì, sì, l'ho visto. E cioè, no, il trito, il quadruplo. Abbiamo litigato su questo. Perché sì, hai ragione, abbiamo fatto delle discussioni. Ma perché non mi sembra, non mi sembra il caso. Fuori copione. Perché sono sempre così affascinata dal fatto che cosa la gente si mette addosso, delle volte la gente semplice al mercato, il grembiule, la righette uguale alla calzina, uguale all'orecchio, cioè
non sono persone, penso, che si ritrovano entro lo specchio. Io stavo stasera, ho detto questo, oggi ho detto quello. Però è incredibile. A parte persone normali, che vediamo, non so, alla scivola dell'auto, così eccetera, la tazzina rossa con il golf rosso, ma con una rivetta blu. Insomma, ci sono degli uomini. E io ho visto un uomo sotto lì, vicino al Foro Italico, quando abitavo sul Dottorario, che sotto la luce, cappotto di camera, molto, insomma, bassotto, tarchiotto, però doppio petto un po' strettino, di cammello, golf rosso, pantaloni neri, cappello nero, fascia nera con una righina rossa in mezzo. Quindi voglio dire, occhialini neri, era mezzanotte e mezza, aspettare l'auto, la luce a fianco a fondo così. Ah, dico, questo è un personaggio pazzesco. Io giro proprio questo piccolo da qui. Ma anche questi dal mercato, il golf, un camice blu elettrico sotto, poi però un altro nero un po' più corto, ma il blu elettrico un po' si veda. Il pantalone che... Ah, dico, chi le dice come si deve mettere? Insomma, hai capito? La signora con le scarpone prestate dal nipote, penso, le sneaker grandi, con le calze marroni, con tutti i scialletti, col tren che si porta la sera. Che c'ha un suo charme! Perché invece uno scialletto, ma nella tua assenza non era così, che lo scialletto che si muoveva col vento, insomma, hai capito? Adesso io, visto che non mi piace, faccio molto di queste cose. Perché trovo che veramente è un altro tipo di mondo. Oddio, io sempre con curiosità, fare i figodelli vuol dire anche questo, guardarsi intorno, che insomma ti basi sui giornali, fotografie, ma insomma di più è guardarsi intorno. E però ci sono delle persone veramente molto molto speciali. Non dico poi quando abitiamo in Sud America, vabbè, lì sono un'altra cosa, sembravano tutti in costume, naturalmente, andavo a ballare in balea, perciò. Però devo dire che mi ha fatto piacere adesso vederli, a parte quelli del Portogallo che lì sono costumi proprio, perché le campagne, certo, eccetera, ma queste donnine che aspettano l'autobus, per esempio, la gonna nera, la camicia gialla, il velo nero, pandan, queste cose qui, ecco, viste un po' da un occhio che un po' vede non voglio distrarre, stravede, capta il personaggio, veramente sono molto molto interessanti. E gli uomini un po' meno, però insomma, vabbè. Io adesso vi fotografo a tutti. Vi ringrazio di essere qui. Io non ho queste macchine che avete voi specialissime, però insomma. C'è questo signore in bianco che mi disturba moltissimo. Devo fare così. Vediamo se viene fuori in bianco. Caspita, ragazzi. Vedo solamente fino alla quinta fila, Però vabbè, lo stesso qua appiccico. Vediamo dove è Giorgia. Giorgia non l'ho peccata. Ma non è un grande onore. Fare qualche domanda anche. Non è un grande onore avere Giorgia Moll qua, scusate. Sì. Direi proprio di sì. A me sembra. Per cui dico che sono proprio emozionata, perché insomma sono tutti sempre bei ricordi, perché in genere con le attrici appunto c'è un rapporto bello, ci deve essere per forza, perché se no... E per fortuna non tutte, sono come la Gardner che tutta vestita col cappello in testa faceva yoga all'ingiù, quindi tutto schiacciato, non sai, capito, quelle cose lì, per fortuna non tutte sono così. Questa cosa di osservare le persone per la strada, magari di fotografarle, di prendere appunti, è molto simile. Io in questo periodo sto lavorando su Dino Risi e suo figlio Marco mi ha dato dei libri interi che Dino Risi ha, con dei ritagli di giornali che Dino Risi aveva raccolto soprattutto negli anni 60, con ritagli di giornale con tipi che non c'entrano niente, insomma, capostazione salva da un disastro, cioè non è che sono, però quelle facce lì sono poi le stesse che si ritrovano nei mostri, nei film, perché credo che poi lui scegliesse le facce di quelli che dovevano apparire anche solo una pennellata, che fossero simili a delle persone che lui aveva visto fotografate sul giornale, su rivisto, che fotografava lui stesso per la strada. Quindi il campionario umano. Il problema è proprio quello, gli stanci di giornale che hanno detto talmente tanto al centro di società,
ma ce n'ho ancora tanti di cui mi dovrò, perché sono proprio questi, gli italici, guarda, siccome non puoi far vedere il quadro, oppure il libro del Cinquecento, cioè essendo contemporaneo, certo, devi basare su questo. E proprio per parlare con dei registi che non conosci bene, è proprio meglio sbattere, insomma, ecco, secondo me questo sarebbe il tipo giusto. E questo è proprio questo, io lo sapevo di Lisi, già lo faceva, l'abbiamo fatto prima, che era povero milionario, mi pare. Perché già allora girava con questo, con questo, non so, con questo che raccoglieva tutte queste cose. Perché è un nutrimento, diciamo, e beh sì, anche di soggetti che sfuggono alla mobilizzazione, certo, in qualche modo, no? E quindi è lì che poi la creatività, no? Comunque io non fotografo, altri modelli. Schizzino. Sì. No, no, non okay. Giro con la macchina fotografica, non mi permetterei mai, se no proprio su prendere all'improvviso a qualcuno. Una sera siamo andati a vedere una mostra, lei mi ha detto fermati. Perché ha visto un personaggio, appunto, sì, quindi è subito schizzato. No, quella è una cosa, a parte che quando lavoravo mi serviva proprio nel comparsano, insomma, e mi facilitava. Ma poi sai, ci sono delle cose, il fatto del regista che desidera fare tutta Roma antica in blu, quando il blu non lo metteva nessuno, perché si tingeva con l'indaco che era carissimo, veniva dall'Asia, quindi non c'era nessuno, e ti dice fai blu, tutto blu, che fai? Fai Venezia, dame veneziane tutte chiare, perché si tingevano i vestiti nella laguna, che aveva la mucillagine, che si chiamava iguana, che tingeva un po' verdino e celestino, a un certo punto dice no, ma io voglio tutte le dame blu, e tutte miliardari, perché insomma, per cui ecco, ci sono queste cose qui, solo che sono belle da sapere, che nel film moderno invece ci deve un po', ecco, essere certo, stimata la regista, perché sennò però mi pensa che dice, ecco. Infatti, quindi, una grande lezione di artigianalità, quella sì, di Adriana, che oggi, ma sono stata fortunata, è diventata un lavoro molto più astratto quello, sì, del costumista. Comunque guarda che negli anni 60 io sono molto fortunata, perché era proprio gli anni dell'artigianato, bellissimo. E poi hai ritrovato però andando a fare queste produzioni esotiche, allora lì, ah certo, no? Solo che sai, là avevo 18 parti, qui ce l'avevo due, insomma, perché io ognuno faceva il suo pezzettino, però è stato, ecco, anche quello è stato una gran scuola, è proprio stato tornare ai tempi nostri. Eh sì, infatti questo dell'inizio, muoversi, no? Dell'inizio, che adesso sono rimasti pochissimi, infatti. È molto affascinante questo fatto che tu hai vissuto, no? Delle esperienze che poi hai ritrovato, quasi sì, inabissate, sì, in altre. Poi guarda, io il teatro in Italia non l'avevo fatto, però dovevo far finta di averlo fatto decine volte, perché dai in lezione avevo visto il cinema e tutti adorano il teatro, e insomma devi sapere di più. Quindi venivo in Italia, mi piazzavo nel sartorio, dico dimmi tutto questa cosa qui, ho bisogno di sapere tutto. Poi è stata anche quella un'esperienza bellissima, perché il teatro è tutta un'altra cosa, il balletto è un'altra cosa, lo striptease è un'altra cosa, mi sono divertita moltissimo, per esempio il mondo che c'è dietro allo striptease io non lo sognavo. È un mondo affascinante di personaggi, ma così bravi e attenti. Poi l'idea che ci metti un sacco a disegnare un vestito che viene disfatto, movimenti a un lente o no, con marchingegno si devono vedere, e quindi devi inventare delle cuciture, delle botte mame, quella roba lì, ecco, quelle cose lì, capito? A me me l'ha intrigato proprio, però Sud America qui non l'hai fatto, dice questa che fa, capito? Qui bisogna stare un po' più attenti, però insomma lì puoi fare di tutto. Bene ragazzi, non mi sembra che ci siamo conosciuti abbastanza. Ci siamo conosciuti abbastanza, che se tu non eri così. Se no ci siamo salvati. In extremis. Un cadeau, non stavo visto, stavo osservando con grande ammirazione questa, sì, no, Silva Cosci. È un cadeau di quell'epoca. È vero, vero. Che è l'originale. L'originale. Mi sembra. Lo sarei. Ho letto qualcosa. Sì. E allora avevo portato questo qui, poi ho portato Mogli pericolose per Giorgia. Anche quello. E poi aveva portato, sì, e una delle tre, perché Giorgia era invece la moglie ingenua,
quella insomma, non pericolosa. Si cercava di fare marito, per cui era sempre maglietta, calzoncino, era più tranquilla. E invece per Sidney non è venuta, quindi non ne do disegno. C'è una domanda. Sì, ce ne avrei un paio. Dai. Allora, intanto se dovesse leggere il costume della sua carriera, quale sarebbe per quale film? E poi mi attraeva molto quella dichiarazione sul bozzetto, enorme giacca di un pigiama non suo, scritto in grande stampatello con il punto esclamativo, che lascia intendere mondi, rapporti, approcci che trascendono dalla... Anche perché quello è stato dopo un pomeriggio con Polanski, che mi ha dedicato solo un pomeriggio, dalle 2 alle 8. Ha detto: non mi devi però chiedere più nulla durante la colazione. Allora, abituata con i registi italiani che ogni momento ti telefono alle 10, senti, guarda che domani c'ho un dubbio che mi dice. E quindi poi mi sono abituata con gli americani, con i quali ci sono quei famosi, meravigliosi meeting in cui puoi chiedere di tutto, però finito quello, durante la lavorazione non devi chiedere più niente, proprio ti passa ancora la testa. E da noi adesso non lo so se fanno i meeting, al mio tempo no, e quindi c'erano sempre domande che rimanevano con là. No, per questo pigiama, no, sottolineando perché è stato presentato tutti i pezzetti di stoffa a Polanski, per scegliere questo colore un po' anonimo, ma nello stesso tempo che fosse un colorino così. E poi Leo Griffith, che è un bell'omone, insomma, era il padrone, il proprietario di questo pigiama, e lei mezza nuda scappava e si trovava con questo pigiama attaccato lì. Quindi si doveva vedere che era molto grande e ci doveva essere, questa richiesta di Polanski, piuttosto grosso, le sue iniziali, le iniziali del proprietario. Ecco, quello lì, non so, che cosa potrei dire di questo? Mi sembrava risposto, no? Sì. E poi il costume che ritiene più importante della sua vita. Il costume più importante invece mi spiace deluderla perché non ce l'ho proprio. Perché mi sono veramente piaciuti tutti moltissimo. Un podio, due, tre. Ma il fatto di vestire personaggi, ti innamori sempre di questo personaggio. Io per esempio ho rifiutato due film perché non mi piaceva l'organizzatore, non mi piaceva come trattava le persone, io non c'entravo nulla perché per carità. Fosse premesso, però non mi piaceva proprio l'approccio e io ho pensato non posso vivere 3 mesi con questo, per cui ecco in 60-70 film insomma 2 non li ho fatti. Non ho mai rifiutato un film per un attore, per un'attrice, mi sono sempre messa molto con entusiasmo con queste persone perché anche non conoscendole avevo molto la curiosità di conoscere per mettere addosso qualche cosa e per avere un accordo, per non rinunciare alle mie idee, ma nello stesso tempo insomma non proprio passargli sopra come capo armato, ecco. Ma di preferenza io non lo so, potrei dire, è molto ovvio l'avventura, ma ne abbiamo passate talmente tante insieme che quello lì veramente eravamo molto uniti e quindi è un ricordo, a parte il vestito a pois che mi sono venata, però insomma ci sono dei ricordi belli, più che di un attore, no, proprio dicevo insieme. Mi è interessato molto questi film di Enzo Castellari che abbiamo fatto in India per esempio, ma perché? Perché c'era tutto il contesto, l'India, quella gente così piena di dignità che non aveva niente, io che andavo a cena da questo e da quello con tutti i lumini, con questo sporco terribile, dicevo prima viene il tifo, però ci andavo stesso, cioè è tutto un insieme di cose, non potrei dire film, mi spiace, però ecco ogni film c'ha la sua storia, c'ha il suo grande amore per questo e anche ovviamente per il regista. Che poi viene meno di tutti, perché alla fine il rapporto è proprio con l'attore. E l'attore, se va bene, tu stai su 10.000 cuscini, il regista può anche dire, ma guarda che io pensavo la collana, quella dice sto benissimo, guardami, eccomi. Infatti nel primo chat, quando già le luci tutte apposta, cioè, allora sei pronto, no, non è che il regista la vede il giorno prima. Ha visto un disegno di cui ha capito un po' più. Insomma, il disegno regista e cerco anche di farli un po' affettuosi. Poi per la sartoria faccio tutti i disegni specifici.
però mi accorgo sempre che il regista in fondo si aspetta di vedere il personaggio vestito per poi dire la sua, e fino a lì sei poco colpa della, però se sei con l'attrice e questo film già costruito, dormi tranquilla, perché l'attrice non va in scena dicendo ti piace? Dice pronta? Ecco, e quello dice ciac, manco dice ah, tutto felice che finalmente si sia risolta la cosa. E per cui è un rapporto bello che si fa, che si inizia, ecco. Perciò non ce l'ho con tutte, l'ho amate tutte. Harvey Keitel dicevi che... Beh, Harvey Keitel è il mio grande amore. Mi piace moltissimo come attore e sono molto contenta che ci sia una foto con lui, perché io in genere non ho foto con attori, non ho mai voluto fare, anche perché i fotografi di scena hanno delle fotografie bellissime che non ti danno mai. Per cui io ho girato sempre con un pacchetto fotografico, insomma, e questo poi questi attori, vabbè, italiani siamo tutti noi, eccetera, gli attori americani, ragazzi, sono di una cosa. Pensate, un attore come Bartal Caster, insomma, che una volta ha lasciato all'aeroporto di Ginevra un cappello e un cappotto per lui. So che il suo aereo si ferma 3 ore a Ginevra, il vino me lo vai a prendere? Quello va, se lo prova, mi telefona, ho il vestito, me lo metto nella borsa, insomma. Harvey Keitel che arriva stanco morto, febbricitante, e tutti che lo aspettavamo, con Lizzani, Raffaele, quello però con tutto rosso concentrato, e c'era il truccatore, il parrucchiere, tutti, perché doveva fare questo, caro Gorbaciov, questo vocale, che era tutto stempiato. E quindi pensavamo, Dio mio, abbiamo perso tutto questo tempo, però questo va detto, tutti vestiti pronti da provare, perché poi bisognava rifare. Questo proprio manco parlava dalla febbre, ha detto mi provo tutto, sto con 2 ore con voi, poi mi metto a letto, però insomma voglio fare tutto. E perciò queste cose insomma si commuovono moltissimo. A me mi manda in crisi proprio di cose, perché veramente non pensi che un attore di un certo livello possa a un certo punto non dire senti io sto male, vieni domattina, hai capito? Ecco, io per questi attori ho una grandissima stima. Dimmi. Volevo chiedere, ma in assenza di quello che era l'artigianato una volta, che mi sembra evidente, insomma, sappiamo tutti che non c'è più, si può ancora ottenere un lavoro buono e ci possono ancora essere delle persone valevoli che emergano o oggettivamente è un po' più difficile? È più difficile. Ok. È più difficile, però intanto... ci sono il nipote, il cugino, il fratello, lo zio e il figlio, che in molti casi veramente c'è, pensa soltanto al calzolatorificio Pompei. Certo, tra l'altro sono stati tutti trasferiti in zone... Pompei, io conosco lo zio, il padre, il figlio, adesso c'è Carlo che ormai c'ha un tiro, c'ha 20 anni meno di me, ma insomma... Rocchetti e Carbone, tutti loro, certo. Hai capito? Stamigna, Rancati. Certo. Certo. È l'approccio, cioè la conoscenza con il proprietario diversa. Adesso sono tutti giovani che sanno tutto benissimo, sono bravissimi, però non c'hai proprio, senti, che facciamo adesso? Andiamo a prendere un paio, intanto che guardiamo la corazza che deve essere tutta sbalzata, me la fai fare a Milano qui, e, ecco, non c'è più questo non c'è più. Certo, quando lui va a Tirelli c'è uno staff sempre più o meno quello, cioè come condotta, certo. Io non sono più le stesse persone, vai da GP11 pure quelli, insomma ci conosciamo da ragazzi, per cui sono sempre pronti e poi c'hanno delle brave persone, certo prima erano 50, adesso sono 10, sai, ti fa tutto un po' effetto. Adesso questo. Per molti di noi è rimasto, a parte Porta Cortese, una tantum, massa chiuso, insomma, cioè veramente ci dobbiamo inventare delle cose non facilissime. E la cosa forse meno piacevole è proprio che non si possa, cioè che un'idea disegnata non sempre si può realizzare, perché certo, è molto meglio prendere qualcosa di già fatto e ci si deve, guarda, insomma, accontentare. Però, guarda, se sono cose importanti che ti puoi appoggiare a questi grandi, certo. Ancora sì, e se no devi fare molto da te. Che poi a volte è anche soddisfacente, no? Perché insomma uno dice ok, procurarti uno staffettino, usare sempre questo.
e cioè di una persona che taglia, una persona che cuce, una persona che ama quello che fai, perché c'è anche questo fatto. Io, con tutto il rispetto e l'amore che ci ho avuto per i miei assistenti, non c'hai sempre la fortuna di avere gli stessi assistenti, perché magari sappiamo come il cinema, magari stai 3 mesi così senza fare niente e che fai tenere queste. Io ho sempre cercato di avere molti mesi per casa con la mia famiglia, non ho mai fatto figlio uno presso all'altro, e a parte quando ero ragazza, quando ero sposata, cioè. Però devo dire che anche con gli assistenti